come antichizzare un pezzo di un'antina o comunque qualunque tipologia di legno. Oggi siamo venuti qui in questa falegnameria a far vedere le nuove tecnologie nel mondo dell'abrasivo per portare delle soluzioni per quanto riguarda antichizzare i legni e rifinirli nel modo migliore. Come antichizzare un pezzo di un'antina o comunque qualunque tipologia di legno senza che si vedano le righe, cioè le passate. Deve essere una cosa il più naturale possibile. Come lo facciamo? Prima di tutto ci proteggiamo, perché oggi non esiste lavorare senza le giuste protezioni. Mettiamo prima la mascherina, che vi faccio vedere la differenza sui prodotti 3M, a mettere tutto in sequenza. Mascherina, la adattiamo al viso, ok. Occhiali con le stanghette sottili in modo che non diano fastidio quando montiamo le cuffie. Vedete che anche il nasello degli occhiali si adatta perfettamente alla mascherina. E adesso lavoriamo. Voi direte, come si fa a lavorare così? Avete anche ragione, ma la sicurezza prima di tutto. Prendiamo dischetto in cubitro, grana 120, e andiamo a fare una passata sul legno per renderlo il più liscio possibile. Questa è nuova tecnologia, parliamo sempre di cubitro. Come potete vedere, questo tipo di abrasivo non si intasa e ha una asportazione elevata in un unico passaggio, sgrossatura e finitura. Se vedete, abbiamo un legno perfettamente liscio. Peccato che non lo potete anche toccare con mano, ma arriveremo forse anche lì. Adesso vi faccio vedere come antichizzarlo. Di solito siete abituati a vedere delle spazzole in ferro o in Tynex o materiali particolari. Queste sono le famose Bristol che utilizziamo sia nel mondo dell'acciaio che per la pulizia delle saldature, eccetera eccetera. Questo tipo di spazzole hanno la caratteristica di essere imbevute di cubitro e abbiamo da una grana 36, che è questa qua marrone, a salire. Il bello di queste spazzole è che le possiamo smontare e assemblare in base all'esigenza e in base alla finitura che dobbiamo andare, che vogliamo fare su un legno. Adesso noi abbiamo già montato la grana 36. Importante lavorare nel senso di marcia giusto, vedete che hanno già un senso le spazzole, e vi faccio vedere come antichizzare il legno lasciando una superficie liscia perfetta, pronta alla verniciatura. Ecco, adesso non è facile farvi capire, toccare con mano quanto ho scavato, perché purtroppo tramite il filmato, quando arriveremo a farvi sentire gli odori e i sapori, allora siamo già veramente troppo oltre. Però se voi qua vedete quanto ho scavato e qui vedete la finitura normale. Qua ho tirato fuori la vena senza sollevare il pelo del legno morbido, quindi è già pronto per la finitura in un'unica passata. Se invece noi vogliamo lavorare su un'antina, lasciare questa parte liscia e andare solo ad antichizzare quello che è il bordino intorno, montiamo le spazzoline diametro 75 più piccole e andiamo a fare questa lavorazione. Quindi facciamo un lavoro molto mirato, solo sull'angolo. Ecco. Come vedete, 3M ha una soluzione a ogni esigenza. Potete, come al solito, contattarci sui nostri social, che vedrete in sovraimpressione. Condividi questi tutorial con i tuoi amici e colleghi. Potrebbero essere interessanti anche per loro.